Buongiorno ragazze, è tarda mattinata, oggi è giovedì, sto andando dai cinesi a prendere un'antimuffa perché abbiamo delle macchie nel bagno e quindi voglio vedere se li ce l'hanno. Ricky mi ha commissionata perché dovevo uscire per andare in posta e quindi ne ho approfittato, insomma, già che dovevo andare in posta passo anche dai cinesi. E niente, anche oggi vi porto con me, anche se principalmente volevo raccontarvi in questo vlog di cosa è successo della corsa in ospedale che abbiamo fatto per Alessandra. Quindi appena arriverò a casa vi racconterò tutto. Ora entro. A dopo! Ragazze, sto morendo da ridere perché ieri Riccardo è venuto qui e non trovava il cibo per cani quando c'è uno scomparto completamente dedicato a questo cibo per cani e poi non ha preso neanche i sacchetti per il nostro, diciamo, ossicino portasacchetti perché secondo lui non c'erano. E invece c'è tutta una parete piena di sacchetti di ogni genere per i cani. Anche i vostri ometti sono così che non trovano mai niente. Fatemi sapere giù nei commenti. La mia piccola Nala prendo questi sacchettini qua con i cuoricini, 1,09 euro. E poi vediamo se c'è qualche snack. Questi mi ispirano. Sembrano a forma di nocciolina. Se no ci sono i bastoncini. Zero conservanti e coloranti, snack proteici. Ci sono anche questi qua. Ma segniamo di questi. Tornata a casa. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso dai cinesi. Allora, qua mi hanno messo un paio di occhiali da sole che mi piacevano e li ho presi. Poi ho preso tutte le cosine per fare i muffin. Sì, lo so, è estate, il forno è meglio non accenderlo, ma io avevo voglia di fare i muffin. Quindi ho preso questi pirottini di carta, ce ne sono 60 pezzi, pagati pochissimo, 1,90 euro più o meno. Quanto? Ma smettila, 1,90 euro. Ma che sei pazza? Poi ho preso dei biscottini per Nala, questi qua che vi ho fatto vedere. Comunque, ciao a tutti. Ecco. E ho preso questi snack qua con un po' particolari, non li prendiamo mai fatti così, prendiamo sempre i biscottini classici, ma per cambiare. Poi ho preso, come avete anche visto, i sacchettini con i cuoricini, guarda, Oh, che che dolce. E poi ho preso due tagliette per fare i muffin. Ne ho presi due perché se ne faccio sei alla volta diventiamo vecchi e quindi ne ho prese due così almeno le inforno insieme e queste qua 2 euro e qualcosa a teglietta, quindi insomma almeno oggi mi diletto, oggi o domani perché oggi già devo andare a prendere la pagella di Federico, quindi non so se ce la farò. E poi da Eurospin ho preso proprio due scemenze, ho preso un pacchettino di pane perché già che c'ero, ne ho preso un altro. Voilà. Poi ho preso un burrino appunto per i muffin. Poi ho preso due confezioni di queste pile mezze torce perché la sdraietta di Alessandra ha queste pile qua e quindi si è scaricata e ne ho presi due pacchettini. Dove l'altro? Aspettate, sparito l'altro pacchettino, eccolo qua. Due, poi ho preso questi qua, Ricky, sono piaciuti tantissimo e anche a Fede sono i Simil Bounty, sono veramente buoni, sono uguali identici, cioè risparmiate un sacco di soldi, quindi ve li straconsigliamo. Poi ho preso le gocce di cioccolato. E l'amore di mamma c'è. Ciao ciao. Ecco, salute tesoro. Poi gocce di cioccolato. Appunto per fare i muffin, non li ho mai presi della linea Eurospin, della Dolciando, quindi vediamo un attimino, però sicuramente sono buoni. E poi ho preso il cacao in polvere, in caso volessi farne qualcuno al cioccolato. Questo è il mini bottino, ora vado a sistemare tutto e prepariamo anche il pranzo. Under the summer sun, summer sun.
sono appena tornata dal prendere la pagiola di Fede, sono rimasta strafelice perché ci sono tutti 8-9, scusate Fede è andato in bagno, 8-9, tutti i voti così hai preso, 8-9, ottimo, distinto, insomma un sacco di bellissimi voti e quindi Fede ci teneva a fare uno scherzo a Ricky. Chiudi la porta però, tesoro, chiudi la porta, altrimenti ci sente. E quindi vi facciamo vedere, allora abbiamo utilizzato la bottiglietta dell'estate che ovviamente era finita e abbiamo fatto uno shake di schifezze, praticamente dentro ci abbiamo messo un po' di Coca-Cola per dare colore, poi gli ho messo questa bibita qui della Skipper che a lui non piace assolutamente, poi ci abbiamo messo un po' di ketchup. Una puntina di maionese, vabbè un goccetto di maionese. Adesso noi andremo di là e gli chiederemo di assaggiarla e indovinare gli ingredienti, quindi venite con noi, vediamo un po' se indovinerà. Andiamo, ciao amore, ti abbiamo preparato una cosa speciale. Devo aver paura? No, abbiamo fatto una bibita per rinfrescarti un po' in questa giornata estiva molto calda. E l'abbiamo fatta io e Fede insieme per festeggiare la sua super pagella. E allora deve berla lui. Eh no, noi l'abbiamo fatta con tanto amore per te. Quindi tu adesso l'assaggerai. Tu assaggerai questa bibita shake che abbiamo fatto nella bottiglietta dell'estate che Fede si è finito. Scusate i rumori. E dovrai indovinare gli ingredienti. Se non li indovini tutti, penitenza, che ci studieremo io e Fede. Se li indovini tutti, due bacini. Aspetta. Allora? Che te ne... Coca-Cola? Sì? E uno l'ha indovinato. Non ti piace? Manda giù bene. Ah, senti come dissetante. Eh? Sembra così che ci sia del sugo. Del sugo? Madonna. No, è impossibile. Beccato. Ma non è vero! Del sugo. Sì. Ma no. Io ne manderei giù un po' di più perché secondo me non hai ben inquadrato il nocciolo del... Secondo me c'è lo scherzo qua dentro. No! È un cocktail fatto con amore da noi. Oh, da noi, da noi. Quindi? Non ti piace. Non ti piace? Roba terribile che piace a te. Vabbè, ma allora Coca-Cola, bevanda terribile, poi avete ancora un assaggio, erano tre. Dai ancora un assaggio, che così concentrati bene, assapora bene. Tienilo anche un po' in bocca. Ah, tienilo un po' in bocca. L'ultimo assaggio poi me lo dai a me. Gustatela. Che fa caldo ed è estate. Dai. Allora? Buona. Non vorrei mica farti la penitenza. Dai, Coca-Cola, bevanda della Skipper che non ti piace. E? Birra. No. La birra non l'abbiamo aperta, è tua. Però intanto se la beve vuol dire che gli piace. No, eh? E allora perché la bevi? Davvero sembra che ci sia il sugo. La pasta di pomodoro. Skipper, Coca-Cola e sugo. Sugo gliela passiamo perché c'è il ketchup, manca un gusto. Io che schifo. Manca un gusto, dai. Una cosa che ti piace tanto. La bravo! Auguri amore mio, buona cacca di arrea. Per consolarsi una bella banana, tanto per aggiungere roba al ketchup, alla maionese. Ma sì, terribile. Ma questa me l'ha pagata tutti e due. Però hai vinto due bacini. Me l'ha pagata. Hai indovinato gli ingredienti. Io inizio a darti il mio, dai. E dopo te lo do anche pedino. Gnam. Abbiamo finito di cenare.
Ah, come ti giri quando c'è la videocamera, eh? Patatina. Sì, sei tu quella lì, sei tu. E sei bella. Piano, Fede, ti fai male. Piano. Anche Ale lo dice. Buonasera ragazze. Allora, mi sto per struccare. Se sentite rumori non fateci caso, ma sta piovendo e ho la finestra semiaperta perché avendo fatto la doccia sta, insomma, si asciuga il tutto. E ho pensato appunto di struccarmi insieme a voi perché, come vi avevo promesso, volevo raccontarvi in breve, insomma, anche perché non posso stare 20 minuti a struccarmi, è tardissimo, però vi volevo spiegare a grandi linee che cosa è successo, perché siamo andati di corsa al Regina Margherita, che è il nostro ospedale della nostra città, pediatrico, neonatale pediatrico. Allora, praticamente Federico andava ancora a scuola perché era la settimana scorsa. Aspettate che chiudo perché fa veramente troppo rumore. Come è nata la cosa? Praticamente Federico andava ancora a scuola e appunto ho allattato la bimba, come facevo sempre quando lui andava a scuola, quindi mi svegliavo presto, la allattavo. E poi dopo circa una mezz'oretta che aveva digerito era l'ora di accompagnare Federico a scuola, quindi mi preparavo, la vestivo, mi vestivo e uscivamo. E invece quella maledetta mattina cosa succede? Che io l'allatto, la faccio digerire, la metto nella sdraietta e la bimba mi rigurgita sangue, ma non sangue vivo, un sangue marroncino. E ho detto, ma che strano, no? Anche perché abituata a un bimbo più grande, subito quando ho visto un rigurgito colorato non mi sono allarmata. Poi dopo ci sono arrivata perché devo ancora non entrare nell'ottica, diciamo, e ho detto, no, aspetta, lei però beve solo latte, non è normale che sia marrone così. E allora ho collegato al sangue e già lì mi sono un attimino insospettita, ho detto, ma che strano, no? Però ho detto, vabbè, può succedere. Per capire, ho letto di tutto, che può essere un piccolo capillare, quindi era pochissimo, non ci ho dato troppo peso. Dopo un 20 minuti, un quarto d'ora proprio a dirla lunga, dopo circa un quarto d'ora ne fa un altro color sangue acceso e anche un po' di più di quantità, e lì inizio a spaventarmi un attimino. Quindi cosa faccio? Accompagno subito Fede a scuola, torno a casa e chiamo subito la pediatra, anche perché quando ho accompagnato a scuola Fede, la pediatra ancora non c'era, quindi in ogni caso dovevo portare Fede a scuola per essere libera eventualmente di poter andare all'ospedale. E sono tornata a casa, ho chiamato la pediatra, le ho raccontato l'accaduto e lei mi ha ricordato che potrebbero essere le ragadi, ovvero le feritine del capezzolo. Io sono stata molto scettica di credere a quello che mi diceva la pediatra per un semplice motivo, perché mettendo le coppettine a sorbilatte non ho trovato neanche una puntina di sangue, cioè assolutamente nulla. E quindi ho dato quasi per scontato che fosse sangue della bambina, quindi ho pensato di tutto, un'emorragia interna, ho pensato a un'ulcera. Ragazze, essendo neonati non parlano, mi sono spaventata da morire, in più ero a casa da sola e quindi insomma mi sono spaventata tanto. E la pediatra mi ha detto di stare tranquilla, mi ha chiesto le quantità del rigurgito e quindi non era particolarmente allarmata anche lei, quindi mi sono tranquillizzata e mi ha detto di tenerla sott'occhio tutto il giorno, se fosse ricapitato di richiamarla e di controllare le feci. Quindi mi sono tranquillizzata, l'ho fatta addormentare, ha dormito tranquilla. Quindi anche lì ho detto, avesse dei dolori interni allo stomaco, cosa piangerebbe? Invece non piangeva, era proprio tranquilla. Ho detto, vabbè, sarà come dice la pediatra, sto tranquilla, monitoro la situazione e via.
lei ha dormito, quindi ho detto boh, tutto a posto. Passano un paio d'ore e si risveglia, la cambio, tutto a posto, aveva fatto solo la pipì, e le do nuovamente il latte dopo circa dal pasto, circa 3 orette dopo tutto ciò. Le do il latte, la faccio digerire, non fa nessun tipo di rigurgito né di latte né di sangue. Io felicissimo, ho detto boh, passato, no? Magari era proprio una raga de basta. Vado in cucina, la faccio digerire, la metto nella sdraietta, me la porto con me in cucina, lavo i piatti. E finito di lavare i piatti, lei rideva tranquilla, sorrideva, io le facevo i versetti, lei sorrideva proprio tranquilla. A un certo punto la prendo e inizia a frignettare un pochettino, a piagnucolare, ma era un pianto un po' lagnoso, non era un vero e proprio pianto isterico come un neonato fa quando vuole farti capire qualcosa, più così, no? Magari vuole che la prenda in braccio, magari vuole le coccole, non so. Quindi l'ho presa in braccio e mi ha fatto un rigurgitino, ma minuscolo qui, di sangue proprio concentrato, non più come al mattino che era misto latte, no? Proprio concentrato, una palla, un grumo di sangue. Panico. Poi continuavo a piangere, l'ho pulita, ho preso proprio un dischettino tipo questo, però i suoi che ho di là un po' più grandi, di cotone, e le ho pulito questa alla bocca, questa macchiolina che aveva di sangue e quella che avevo qui sulla spalla della bimba. Tenete presente questo. Vado a cambiarla, apro il pannolino, vedo già nel body una macchia nera, ma nera, nera come quasi come il petrolio, per farvi capire. Il petrolio non è proprio nero nero, però avete capito, no? Era strana, non era la solita cacca che fa di solito, non era neanche meconio, era strana. Ed era inondata da questa cosa che ho collegato probabilmente sangue. Ho chiamato subito la pediatra, le ho detto: dottoressa, c'è il pannolino pieno di questa cacca verde, verde barra nera, che veramente non l'ha mai fatto la cacca così. Mi fa: no, assolutamente non va bene. Poi gli ho detto anche del rigurgito concentrato, mi fa: non va assolutamente bene, signora, io adesso chiamo direttamente Regina Margherita, avviso già in pronto che lei sta arrivando. Io panico. Quando mi ha detto avviso il pronto soccorso del Regina Margherita che lei sta arrivando, io ho cominciato a piangerle al telefono, spaventatissima. Lei che mi diceva: signora, cerchi di stare calma. Io ero presa malissimo, ragazze, volevo morire, sprofondare per la paura che le succedesse un qualsiasi cosa, che ho paura di perderla, cioè proprio il terrore, una cosa bruttissima che non auguro a nessuno, perché è una neonata, non può parlare, non può dirvi nulla, siete sole in casa, immaginatevi il mio stato d'animo. E quindi per fortuna in quello stesso giorno i miei sarebbero arrivati da lì a breve, perché mio papà doveva venirmi a trovare. Poco dopo sapevo che sarebbero arrivati, era primo pomeriggio e Ricky era al lavoro in tutto ciò, quindi ovviamente lui era al corrente di tutta la situazione. Io gli ho detto tutto già dal mattino e abbiamo appunto valutato con la pediatra e anche con Ricky di monitorarla. Però poi è successo tutto questo, la pediatra mi ha detto che avvisava il pronto soccorso, quindi io panico, ho chiamato anche Riccardo e la dottoressa, cerchi di stare tranquilla, vada il prima possibile in ospedale, io avviso subito. Chiamo Riccardo col magone, cercando di stare calma per non allarmarlo, perché poverino non era lì con la bimba, quindi non volevo spaventarlo a morte. Ho cercato di contenermi, ma sentiva che avevo la voce rotta dal magone. Mi ha detto: stai tranquilla, amore mio, io sono con te, io sono, non ti lascio sola, insomma, carino come sempre, veramente. E quindi anche lui è corso da me, insomma, da noi. E poi mi richiama la pediatra e mi chiede se le ho dato farmaci, se c'era poteva esserci un qualche collegamento a queste perdite di sangue sia da sopra che da sotto, praticamente rigurgiti di bocca e cacca con sangue. Io gli ho detto assolutamente no, non ha preso nessun tipo di farmaco, solo il latte del seno, quindi non capisco. E mi ha chiesto se avevo dolori al seno nei giorni precedenti e io effettivamente ho avuto nei giorni prima dei dolori lancinanti
E quindi lei mi ha detto probabilmente comunque dovuto alle ragadi, quindi non si agiti, però per scrupolo io non me la sento con la cacca piena di sangue e i rigurgiti frequenti di dirle sia a casa, insomma. Quindi ho già chiamato la regina, vada. Io poi mi sono calmato, ho preso coraggio, perché poi ragazzi, una volta che avete la vostra bambina, il vostro bambino, tirate fuori tutta la vostra forza per risolvere il problema. Però era più panico che altro. Mi sono fatta forza, i miei sono arrivati in 5 minuti, perché dovevano arrivare comunque a breve, quindi hanno accelerato, 5 minuti, 3 minuti da quando ho chiamato mio padre, che già mi ha sentita anche lì angosciatissima, 5 minuti ed era sotto casa, quindi veramente, è stato veramente panico. E con i miei appunto siamo andati a Regina Margherita, mi hanno lasciata lì e io sono entrata subito in pronto soccorso. E cosa fantastica, uno, mi sono trovata benissimo, sono stati carinissimi tutti quanti, mi hanno tranquillizzata tutti, e soprattutto una volta entrata in pronto soccorso, una cosa che vi raccomando sempre: portatevi dietro, io per fortuna ho fatto una busta, mi sono portata dietro il pannolino con la cacca piena di sangue e quel cotton fioc con cui le ho pulito il rigurgito. Questo è importantissimo, dovete portarvelo se mai vi dovesse succedere, portatevelo, perché grazie a questo avete capito, grazie al dischetto che ho preso come campione, ho detto vabbè, lo porto, non si sa mai, magari loro fanno delle analisi, magari levito un tubo in gola, perché comunque ragazze, per capire e vedere se c'è un'ulcera avrebbero dovuto intubarla, vedere una gastroscopia o comunque una cosa sicuramente sgradevole per lei. E grazie a Dio io mi sono portata il pannolino e questo dischetto sporco di sangue che aveva rigurgitato, e pensate un po', in pronto soccorso hanno versato un liquido, loro mi hanno detto ha la tutina sporca, gli faccio no, non ce l'ho dietro, però ho portato un cotton fioc con cui ho pulito il suo rigurgito e ho anche il pannolino, mi fa dal pannolino, non riusciamo, ha fatto bene a portarlo perché così vediamo, e hanno constatato che era sangue, come pensavo. Però con il dischetto di cotone o la tutina sporca, quindi una delle due portatevela se dovesse mai accadere una cosa del genere, loro hanno versato un liquido. Signora, se diventa verde e fa reazione con questo nostro liquido, è sangue della mamma. Se non fa reazione, rimane color sangue e del bambino. Io ero lì così. Per Dio ti prego, fa che sia il mio sangue. Hanno versato questo liquido ed era verde. Io ero felicissima. Mi fa, signora, probabilmente è sangue suo, quindi probabilmente è un'infiammazione, una ragade. Io avevo dei dolori forti, ma li ho avuti, per farvi capire, 3 giorni prima da questo accaduto, quindi non lo collegavo neanche più. In più avevo le coppette assorbilate pulitissime, non ho visto neanche una goccia di sangue, quindi sì, ho ascoltato la pediatra, ma non davo così per certo che fosse il mio sangue, perché comunque non avendo né una macchia nel registro né nella coppetta, ho detto non può essere che sono io, possibile che non sia neanche sporcato di una punta di sangue, avrei subito detto è quello, boh. E invece no. Insomma ragazze, un grandissimo spavento, poi uscita dal pronto soccorso da questo primo esame è arrivato subito Ricky, per fortuna mi sono sentita meglio. E poi abbiamo fatto la visita anche pediatrica, quindi l'hanno visitata bene tutta, la respirazione, tutto quanto, insomma anche loro ci hanno tranquillizzati, era tutto a posto, ero io quella che sanguinava in sintesi, però ragazze mi sono spaventata, ci siamo spaventati tantissimo, una paura infinita, una cosa che non mi è mai successa neanche col mio primo figlio Federico, quindi sono cascata dal pero. E però insomma tutto bene quel che finisce bene, quindi abbiamo fatto tutta questa visita e una volta che ci hanno detto tutto ok ci hanno rimandate a casa, e ovviamente dicendomi di tenerla, di monitorarla, di vedere che non continui, perché dovesse continuare. Invece c'è stato quell'episodio lì, quella giornata così brutta, e poi già dal giorno dopo non ha avuto più nulla. Ovviamente ha fatto ancora 1/2 scariche un po' sporchine di sangue, ma niente rispetto a quella là enorme che ho visto, che mi ha fatto andare in panico. Quindi è come se si fosse proprio ripulita da quel sangue che aveva ingerito da me, e stop, finita lì. Quindi il giorno dopo già non aveva più nulla.
quindi tanta tanta paura. Volevo essere sintetica, ma poi non ce l'ho fatta. Vi ho raccontato per filo e per segno quello che ho provato e quello che è l'enorme spavento che ho avuto, che solo a raccontarvelo ricordo sensazione per sensazione. Quindi io spero che questo raccontarvi questa cosa che mi è accaduta possa esservi utile, se siete neomamme, se avete dei bimbi piccoli o se siete in dolce attesa, quindi li avrete. Cercate di non spaventatevi, tirate fuori il vostro coraggio che vi verrà fuori, perché siamo mamme, siamo genitori, che siano anche i papà o le mamme, se c'è anche papà in ascolto, siete forti anche voi, perché anche Riccardo ha tirato fuori una forza e un coraggio in quel momento che è riuscito a far star bene me, consolare me, nonostante le sue paure, perché sicuramente come padre anche lui si è cacato sotto, giustamente, perché è una neonata, è delicata, è piccola, vedi che sputa sangue, o senti la tua compagna, tua moglie, fidanzata che ti dice nostra figlia sputa sangue, ti spaventi. Quindi anche voi papà siete super. E insomma, noi mamme molto spesso ci troviamo da sole in queste situazioni, quindi panico, anche perché è una grande responsabilità, il bambino non parla, quindi non è facile gestire a volte tutto quanto, però insomma ne sono uscita, quindi se dovesse capitare anche a voi chiamate subito la pediatra, non allarmatevi, cercate di mantenere la calma e mettete in conto che se allattate al seno a maggior ragione potreste essere voi il problema in quel momento, problema tra virgolette, quindi insomma spero di che questo racconto vi possa comunque tornare utile. E niente, anche questa è andata, io sono contenta di avervelo raccontato, fatemi sapere se anche a voi è successo qualcosa di analogo qui sotto nei commentini e ci vediamo presto con nuovi vlog, e anzi penso domani, perché sto cercando di fare un video al giorno per accontentarvi. E vi mando un bacio, buonanotte a tutte. Ciao ragazze.